Rebecca, quando hai voglia. Buongiorno, mi chiamo Ghislain Tepere Ngigaba, cittadino congolese, cioè la Repubblica Democratica del Congo, e ho più o meno 36 anni, e vivo in Italia da ormai quasi 6 anni. Il mio percorso direi è stato in gran parte in Africa, nel mio paese Congo, all'est, alla regione dei Grandi Laghi, se anche ho potuto viaggiare per motivi di studi nei diversi paesi dell'Africa centrale, tale Camerun, Kenya, Congo, Brazzaville, che è Centrafrica. E, come dicevo, da quasi 6 anni sono qua in Italia, con una famiglia, padre, marito prima e poi padre. E qua in Italia ho avuto l'opportunità di poter anche un po' aggiungere qualcosa sulle mie conoscenze. Sono contento di aver potuto studiare, fare un master nella cooperazione internazionale presso l'ISPI durante l'anno accademico 2008-2009 e subito dopo ho potuto anche trovare un lavoro non che ero disoccupato mentre frequentavo l'ISPI, avevo già iniziato a lavorare presso il consorzio Farsi Prossimo, ma che è un consorzio che mette insieme qualche cooperativa e queste cooperative offrono diversi servizi sul territorio di Milano e della Lombardia generalmente parlando. E, il primo lavoro con la cooperativa Filo di Ariana e lì lavoro con i ragazzi che hanno i disabili psichici. Invece, da quando ho finito l'ISPI, sempre nell'ambito della cooperativa, non soltanto, però forse il diploma del master aiutando, ho trovato questo lavoro con i rifugiati perché la cooperativa Farsi Prossima, che è una delle cooperative del consorzio Farsi Prossimo, offre questo servizio per gli immigrati e rifugiati. E questi rifugiati sono proprio i ragazzi che vengono dall'Africa, per esempio i paesi che più o meno conosco, anche altri paesi che non conosco, dove non sono mai stato. E il grosso di questi ragazzi vengono per esempio dal Corno dell'Africa, Somalia e Eritrea, senza parlare anche dei paesi dell'Africa dell'Ovest. E un'altra grande affluenza degli ospiti che abbiamo sono ospiti che vengono dall'Asia, soprattutto dall'Afghanistan e il Pakistan. I ragazzi vengono qua in Italia, coloro che arrivano nella Lombardia, soprattutto qua a Milano, nella città di Milano, c'è chi arriva a presentare una domanda per trovare l'alloggio finché non sia ancora sistemato, e quindi la prefettura di Milano lo manda presso alcuni dei centri di accoglienza che il comune appunto ha incaricato alla cooperativa Farsi Prossimo. Ci sono 5 o 6 centri di accoglienza dove ci sono posti letto. Uno di questi centri è proprio un centro che accoglie le donne e lì ci sono le donne, anche le donne mamme con i loro piccoli. Invece dove lavoro è un centro diurno, cioè i ragazzi, tutte le persone richiedenti asilo, rifugiati che sono accolti in questi diversi centri, possono usufruire dei servizi che vengono offerti da questo centro diurno, che è il centro diurno per i rifugiati di San Cristoforo, e lì offriamo diversi servizi che mirano soprattutto alla risposta
diretta ai primi bisogni per poter capire dove sono capitati a trovarsi nella città di Milano, come spostarsi nella città di Milano, dove andare per problemi di documenti, cioè tante varie cose e soprattutto allora l'attività di base che è la lingua italiana, perché la lingua di un paese straniero è il primo strumento per poter orientarsi e addirittura mano a mano entrare nella vita di ogni giorno, quindi integrarsi e inserirsi. Grazie. Grazie. Consigli per giovani che vogliono intraprendere questo tipo di carriera? Se ne hai. Direi che ovviamente chi vorrebbe abbracciare questa carriera, sì, deve essere ambizioso, però essere ambizioso non vuole dire andare cioè uscire fuori dalla realtà, cioè secondo me bisogna stare con i piedi proprio sulla terra e capire la realtà, la situazione che ci circonda, e quindi cercare di appunto dotarsi degli strumenti, vari degli strumenti che vengono offerti dai diversi servizi, e secondo me anche l'ISPI è uno dei luoghi, uno delle organizzazioni che offre diversi strumenti per poter appunto affrontare questa carriera. Una carriera ovviamente, secondo me, secondo la mia opinione, una carriera comincia già da quando uno ha iniziato a frequentare la scuola, cioè comincia a capire, a studiare mano a mano, e entra anche nell'ambito del lavoro, e quindi ecco come una carriera si forma. Quindi ai ragazzi io direi non aver paura, perché ovviamente quando una cosa è ancora nel futuro, è un obiettivo generale, uno scopo che è ancora nascosto, però bisogna appunto darsi dei mezzi, e quei mezzi appunto sono offerti da diversi servizi e diverse strutture.